Benvenuti amici, siamo nella splendida cornice dell'Hotel Ducale di Cirella di Diamante, siamo nel pieno del Mediterraneo Festival Corto e una delle protagoniste, anzi la protagonista della serata di chiusura di questa sera, della terza serata finale del Mediterraneo Festival Corto, è una grande tra le grandi, l'attrice Isa Danieli, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Il piacere è mio di stare in questo paradiso. Ecco, una domanda subito proprio su come definirla, perché ecco, prima chiacchieravamo con il collega Tonino Bartalotta e con gli attori maschili, ecco, c'è il titolo di maestro. In genere con le donne, soprattutto le grandi attrici come lei, come ci si rivolge? Maestra sembra un po'... invece delle volte succede, invece a me dà molto fastidio perché io non sono una maestra, io sono un'attrice, fa il suo mestiere e se qualcuno pensa che da me si possa imparare qualche cosa, visto che comunque sono passati 50 anni quasi della mia carriera, anche di più, ma adesso i conti non li faccio mai perché è meglio, e più di questo io non posso fare, non posso dare, ma fare proprio, per esempio, ecco, più di una volta mi hanno appunto chiesto di fare scuola eccetera, io preferisco di no perché non mi sento una maestra, mi sento un'attrice dalla quale forse qualche cosa possono rubare, perché no? Perché io ho rubato ai miei tempi, quando ero giovane, ho cominciato appunto molto ragazzina, quindi io ho rubato, infatti mi mettevo spessissimo dietro al sipario per poter vedere Edoardo, a volte Edoardo non voleva che si andasse dietro alle quinte perché magari si poteva parlare, se si faceva rumore, e lui non voleva assolutamente, ma avvolgevo il sipario che così non mi vedeva. Quindi ecco, ci conferma la severità del maestro De Filippo. Beh, no, su quello senz'altro, la severità giusta e ci mancherebbe altro. Cioè. Sì, perché lei ha lavorato, ecco perché dicevo grande tra i grandi, perché ha lavorato veramente con il Gotha del cinema e del teatro italiano. Partiamo però dall'esperienza qui che l'ha portata a Diamante, sì. Perché lei ha vinto il premio come miglior attrice per il cortometraggio Ciruzziello. Sì. E magari non sveliamo il finale perché stasera non sveliamo nulla, però è un corto di grande impatto emotivo, di un argomento molto attuale. Certo, è una storia struggente, bellissima, che devo dire quando appunto il mio regista, che poi ha scritto anche il testo, diciamo, che è Ciro Daniello, e quando me l'ha mandato la prima volta non ci conoscevamo nemmeno, io questa cosa la racconto un po' a tutti. Tutti, perché è troppo, sotto un certo punto di vista è divertente, perché quando mi ha mandato questi pochi fogli da leggere, perché è molto breve il nostro corto, e io però insomma dopo alla fine ho pianto eccetera, ma mi sono fatta una bella chiagnuta, poi gli ho scritto pure io, ho risposto alla mail, dico molto bello, mi piace tanto, certo se fosse stato un poco più allegro, per esempio, ecco, e lui si mise a ridere e quindi ci siamo subito messi d'accordo, perché effettivamente è un personaggio veramente straordinario come è stato scritto, e poi soprattutto perché è molto vicino a quello che purtroppo ancora adesso capita, che restano soli dei malati o delle malate, perché magari perdono tutto, perdono anche la famiglia, perché magari hanno solo la mamma, e quindi logicamente si dovrebbe pensare a loro, no? E dovrebbero, quello che è lo Stato dovrebbe pensare a tutto questo, come fare dopo, e invece questo per ora io non lo vedo ancora, speriamo di vederlo presto.
Sì, ricordiamo brevemente, appunto, la trama parla della storia di un ragazzo disabile che viene affidato alla nonna. Molto, molto breve. Solo questo. È meglio che non vengano più, tanto la spieghiamo, la raccontiamo. Invece io sono felice se stasera possono venire a vederlo, perché io sono qua proprio per questo, perché ha avuto un bel successo questo corto. Ripeto, è struggente il personaggio, anche quello del figlio, è girato magnificamente, devo dire, da Ciro, e sono contenta che tutti è stato accolto come dire, ha vinto vari premi. Io ormai mi sono fermata perché non so più dove devo andare, e spesso non ci sono neanche andata, ci è andato lui per me, perché stavo lavorando, eccetera. E sono felice di stare qua, soprattutto. E ieri sono andata alla piazzetta, appunto, per vedere dove si svolgeva questa cosa. È un paese bellissimo, non ero mai stata a Diamante, mai, però tutti mi hanno detto: ah, è bellissima, infatti non hanno sbagliato. Beh, questo ci fa davvero molto piacere, da diamantesi, insomma, che lei abbia colto la bellezza della nostra piccola perla. Lei, lo dicevamo, ha interpretato tantissimi personaggi, sempre con grande passionalità, anche mescolando il drammatico con quella sfumatura ironica, comica. Tra tutte queste donne che ha portato sullo schermo o sul palcoscenico in teatro, qual è, diciamo, il personaggio che le è rimasto più dentro? È una domanda che mi fanno spesso. Io sono legata molto a tutti i personaggi che faccio, perché da un certo punto della mia vita me li sono scelti io, non era più come, diciamo, una scuola, che per me è stata straordinaria, quella di Edoardo, né quella di tanti altri che mi hanno offerto delle cose da fare, però dopo, quando sono uscita da Edoardo, diciamo che sono andata via, già erano passati 18 anni, insomma, non pochi, mi sono sentita un attimo più pronta di poter scegliere quello che potevo fare. E quindi questo perché, dicevo, appunto, ho scelto sempre io, e quindi mi sono sempre innamorata dei personaggi che fa. Io non riesco a dire questo sì, quello no, per esempio, non ci riesco proprio, perché veramente sono legata a tutti. E per ultimo a questo, o per ultimo ancora quello, lo spettacolo che ho fatto la stagione passata, anzi due ne ho fatti, quindi voglio dire, le ho scelte io di farlo, quindi sono molto legata al personaggio che faccio, al momento che lo faccio. Poi viene altro, viene il nuovo, viene il diverso, e soprattutto io spero sempre di poter fare degli spettacoli dove all'interno di tutto quanto ci siano dei giovani, chi l'ha scritto, chi fa la regia, e soprattutto mi fa piacere fare proprio delle cose completamente nuove che nessuno ha fatto, e molte cose che hanno scritto proprio per me. Ecco, e per lei cosa significa recitare? La vita. La vita, per me è la vita. Io non potrei proprio aver fatto mai altro nella mia vita, e non avrei proprio potuto mai. Mia madre mi voleva dottore, a me, però pazienza, ha dovuto capire che non era stato possibile. Poi anche lei era un'attrice, mio padre era un attore, insomma vengo proprio dal teatro, e quindi è un po' difficile uscirne, anche senza saperlo, ma è molto molto difficile non fare questo e fare quell'altro, insomma. Io non ho mai pensato assolutamente a fare altro. Lei, insomma, è cresciuta a pane e recitazione, sì, pane e arte. Sì. Pane e arte, infatti io sono nata vicino al Teatro San Ferdinando, mia madre faceva anche lei l'attrice, quindi diciamo che si faceva, casa e boutique, nel vero senso della parola, perché io sono nata e poi sono finita in un camerino degli attori, perché mia madre era sola e aveva solo me, e quindi doveva pensarci lei e gli altri attori, perché quando le andavo in scena c'era chi mi guardava, se dormivo, se non dormivo, se piangevo e mettevano il ciuccio in bocca, insomma, diciamo che come fa a respirare tanta aria di una cosa così straordinaria come il teatro e non farlo poi? Assolutamente. Noi siamo felicissimi che non abbia intrapreso la carriera medica. Io pure per la verità sono molto felice, certamente, è un mestiere straordinario.
Adesso è in teatro con Giuliana Desio. Giuliana Desio, sì, facciamo appunto questo testo molto bello, molto divertente, ma anche quello struggente, si chiama Le Signorine. E poi invece a marzo, a febbraio finisco questo e comincio invece un'altra cosa molto bella, che si tratta di Mamma e Figlio, e si intitola proprio Giacomina e Mamma, che è un testo molto bello, abbiamo già debuttato l'anno scorso, la stagione scorsa, e adesso speriamo che possiamo... In televisione invece ultimamente abbiamo avuto una chicca, abbiamo il piacere di averla vista Un Posto al Sole. Quello è stato, sì, è stato bello, perché poi quando io praticamente ho fatto un po' questa, perché lì c'è mia nipote che fa Luisa, e c'è mio nipote che è il fratello che fa la regia anche, perché loro si scambiano il posto mese per mese, i registi là. Vabbè, e quindi dai, no zia, ti prego, perché la 5.000esima puntata, eccetera. Vabbè, ho detto vabbè, facciamo questa cosa qua. E vabbè, e l'abbiamo fatta. Allora loro, sapendo che poi dopo io non avrei continuato, evidentemente, mi hanno scritto questo personaggio e questo cameo, che questa poi insomma scende dal paradiso e va per andare a fare quello che deve fare. Quando è venuto poi il direttore di tutta questa cosa che fanno ormai da anni, e mi ha chiesto: signora, ma che peccato, ma lei non può rimanere, e voi mi avete fatto morire a GT, scusate, mi avete fatto scendere morta dalla. È chiaro che boh, basta, non lo posso fare più, sono tornata dove stavo. Sì, perché l'ho ricordato, infatti, perché il suo cameo ha avuto un grandissimo successo sui social e tantissime persone richiedevano appunto la continuazione del suo personaggio. No, veramente non lo sapevo, mi sono divertita anch'io quando poi hanno fatto una serata appunto per far vedere questa puntata, e quindi ovviamente mi hanno invitata, mi sono anche divertita, perché poi certe volte poi quando mi guardo non penso che sono io, non so come dire, sono molto severa. Ecco, ecco, e si vede proprio, quello è il segreto, credo, della sua bravura, assolutamente. Grazie, spero che sia questo. Perché no? E in effetti, lo dicevamo, per gli attori di teatro la vetrina televisiva comunque è importante, perché anche il suo personaggio di Reginella è rimasto nel cuore di milioni di italiani. Sì, ormai io sono, e anche nel resto del mondo. Io continuamente appunto mi dicono Reginella, e io mi chiamo Isa, perché insomma ci terrei molto che mi chiamassero Isa, però voglio dire, sì, è stata un'esperienza quella molto bella, anche devo dire. Sì, poi con questi ragazzi giovani, insomma, non avevo mai fatto una cosa così lunga, ecco, tant'è vero che poi la terza non l'ho voluta fare più. Bene, io prima di salutarla voglio invitare con noi il regista, assolutamente, ecco, anche lui protagonista di questa sera, Ciro Daniello, benvenuto a Diamante. Questo l'abbiamo annunciato brevemente, io ho dovuto fare un piccolo inciso perché questa intervista andrà anche sulla radio, e quindi un minimo dovevamo spiegare questo lavoro. Com'è stato lavorare con Isa Daniele? Beh, io voglio innanzitutto anticipare che questo progetto in fase di scrittura nasce con Isa. Io, memore delle interpretazioni dei film della Vertimiuller, dei vari registi, non voglio nominarli tutti, con i quali Isa ha lavorato, io soprattutto in alcuni film ero rimasto impresso da questo sguardo, e questo sguardo era dentro di me mentre lo scrivevo, e quindi se Isa non avesse accettato questo corto non avrebbe avuto vita. E poi sì, l'esperienza, c'è stato uno scambio artistico enorme, cioè io ho avuto da Isa, e ancora oggi quando lo guardo io stesso mi emoziono, perché ho avuto tanto da Isa lì sul set, ed è stato, diciamo, immenso quello che Isa ha portato dentro. E ancora oggi quando io vado ai festival, perché come ti ha detto stiamo girando tanto, e loro, cioè, mi fanno i complimenti e la vorrebbero tutti quanti, quindi è un privilegio che lei sia qui, perché non vada ormai adesso a fare giustamente tanti impegni. No, ma ho avuto altri impegni, se no sarei andata con volentieri. No, certo, però siamo venuti qui, quindi per noi questo qui, arriverà anche l'altro attore, sarà un punto di un giro di boa, lo chiamo così, perché poi speriamo che arrivino altri successi e altre cose. Stasera vedrete il corto, spero vi piaccia, un pugno allo stomaco, non anticipo nulla. E, per me, cioè per la mia carriera regista, è stato un momento di arricchimento profondo, un confronto con la grande attrice che è Isa Daniele.
Sicuramente avrà rubato anche lui qualche... No, anche per me, perché io poi è la cosa che più amo, soprattutto lavorare con i giovani, perché mi sembra giusto. E del resto però io ho fatto quello che lui mi ha detto, perché lui di fare, e io ho fatto, perciò, perché io sono molto legata al fatto che il regista ha ragione sempre, perché è una cosa sua e nessuno può sapere più di lui quello che vuole da me. Io faccio il possibile per darglielo. Si vede che qua ci siamo riusciti ed è venuta fuori una bella cosa. Siete trovati in sintonia, insomma. Infatti il nostro primo incontro, cioè sta battuta che ripete sempre l'attore, che mi fa, io quando dico: Isa, come lo vedi sto personaggio? Lei mi guarda così negli occhi e mi fa: ia fa tu, mi arrici tu e ha preparato tu. E io lì mi ha gelato, perché invece mi aspettavo, invece è stato veramente come una grande attrice si mette a disposizione della sceneggiatura e perché crede nel regista, eppure non ci conosciamo, e lei ha creduto in una cosa ed è oggi sì. Certo, ho creduto in questo, perché ripeto, è una bellissima cosa, è struggente, bellissima, e quindi io veramente, per me è così, per me il regista è molto molto importante, come ho visto come si muoveva, per come si appunto facciamo questo, facciamo quello, ho capito che potevo fidarmi completamente, del resto uno che scrive un personaggio così, per forza, insomma. Insomma, una grande fortuna lavorare con una grandissima attrice e trovare anche un'attrice che ecco. Volevo dire altre cose. Cioè, Isa veniva in moto sul set, quindi abbiamo svelato anche. Non guidavo io, guida mio marito, naturalmente. Come lo dici tu, sembra che io mi metto sulla moto e va. No, noi abbiamo solo quella, non abbiamo la macchina, abbiamo solamente una moto. E quindi è carino svelare anche questa. No, ma sta cosa a me, per loro è stato svelato, per me è normale, perché è il nostro mezzo di trasporto, questo è tutto. E che noi la immaginiamo veramente, sì, proprio... Sì, qualcuno mi guarda un po' strano se mi riconosce e mi vede salire sulla moto, però ormai non ci faccio più caso, quindi va bene, insomma. Grazie davvero a Isa Danieli per questa bellissima intervista, grazie al regista Ciro Daniello. Noi non possiamo che augurarvi, insomma, di continuare con questa collaborazione, il successo per questo cortometraggio che questa sera sarà premiato nella serata finale della nona edizione del Mediterraneo Festival Corto. Grazie a chi ci ha seguito e insomma buon lavoro. Grazie.